Stand by for Titanfall. Che il gameplay di Titanfall fosse molto ben congegnato l'avevamo già intuito da tempo, i dubbi erano semmai relativi all'offerta ludica. Oggi possiamo dirlo con certezza, Titanfall è un ottimo sparatutto online, tatticamente valido e per certi versi innovativo, ma non il capolavoro imprescindibile che avrebbe potuto essere. Per quanto gli sviluppatori abbiano voluto aggiungere al contesto una sorta di forma narrativa, il risultato è deludente. Il tutto si risolve in due playlist di partite online intervallate da brevissimi filmati, purtroppo obbligatorie. Solo completandole infatti si avrà accesso ai due modelli alternativi per i Titan, assolutamente fondamentali per competere nella modalità online. Dove Titanfall riserva le sue migliori sorprese è nella progressiva scoperta delle molte particolarità del suo gameplay, che pur partendo da basi note vi affianca soluzioni inedite e interessanti. Le modalità offerte per contro non sono particolarmente originali, né si presentano nella quantità che avremmo sperato. La più inedita del mazzo è senza dubbio Last Titan Standing, che mette i due team da 6 giocatori uno contro l'altro già sin da subito a bordo dei Titan, con la vittoria che andrà alla squadra che alla fine del tempo riuscirà ad avere ancora almeno un mech tutto intero. Attrition è invece un classico deathmatch a squadre, Hardpoint Domination fa le veci della classica modalità a territori e Pilot Hunter si presenta come una semplice variante di Attrition, dove per fare punti bisogna eliminare i piloti. Chiude il cerchio un classicissimo Capture the Flag. Una particolarità risaputa del gameplay di Titanfall è la presenza sul campo di battaglia e in tutte le modalità di un certo numero di NPC divisi per le due fazioni, i quali partecipano timidamente al conflitto. Più che rappresentare una sfida per i giocatori, contribuiscono semmai a mantenere sempre vivo il ritmo delle battaglie, e servono più che altro ad accorciare i tempi per richiamare sul campo il Titan, altrimenti disponibile ogni 2 minuti esatti. A rendere il gameplay unico ci pensano diversi fattori, tra cui la straordinaria mobilità di cui sono dotati i piloti, e naturalmente i diversi modi in cui possono essere sfruttati i Titan. Quando infatti il conto alla rovescia volge al termine, il giocatore si trova di fronte ad una serie di scelte. La prima e la più ovvia è salire a bordo del mech, ma anche i Titan sono dotati di un'intelligenza artificiale, che potrà essere parzialmente gestita dal giocatore. Tramite i tasti del D-pad sarà possibile anche a distanza impostarli in modalità guard o follow. La prima li farà rimanere sul posto, attaccando automaticamente i bersagli in vista, mentre la seconda farà sì che seguano costantemente il giocatore. Soprattutto inizialmente l'istinto porterà il giocatore a salire sul Titan, ma con l'andare delle ore di gioco ci si renderà conto che rimanere a piedi e farsi aiutare dal mech può essere un'alternativa validissima. Ma gli utilizzi degli esoscheletri non finiscono qui. Più per caso che per altro capiterà infatti di scoprire che la caduta al suolo del Titan può essere sfruttata per danneggiare uno o più nemici. Nel complesso, i mech sono stati sfruttati nella miglior maniera possibile dal team di Respawn, adattandoli anche a tutta una serie di tattiche secondarie, che si svelano solo accumulando ore di gameplay, creando una piacevole progressione durante l'esperienza di gioco. Molto interessante è infatti scoprire come la forma standard del Titan, denominata Atlas, sia nel complesso la meno interessante. Terminando le due campagne si sbloccheranno infatti l'Ogre, caratterizzato da movimenti limitati ma da una maggior difesa, e dallo Strider, più leggero ma agilissimo. Come risulta chiaro da quanto sopra, il combattimento a piedi offerto da Titanfall non va sottovalutato. I piloti sono infatti dotati di un jetpack che concede al giocatore doppi salti e corse aderenti ai muri, perfetti per sfruttare al meglio il notevole design delle 14 mappe. Queste ultime sono state progettate in maniera intelligente e non solo sono in grado di ospitare al contempo piloti e Titan, ma si rivelano ricche di percorsi alternativi da scoprire, rendendo lo studio di ognuna fondamentale per avere successo nelle modalità. Anche l'equipaggiamento messo in campo da Respawn contribuisce a rendere interessanti gli scontri. Lo sblocco progressivo delle armi rende la fase di leveling vivace, permettendo ai giocatori più abili di accumulare con discreta velocità tutte le possibili combinazioni. A rendere la progressione sempre viva contribuiscono anche le moltissime challenge e le burn card. Le prime sono sfide da completare che sbloccano sia miglioramenti per alcuni fucili e pistole, sia vanno ad arricchire il mazzo di burn card a disposizione del giocatore. Queste carte ad utilizzo singolo potranno essere attivate sia ad inizio partita sia ad ogni respawn e conferiranno un bonus fino alla morte. Se ne potranno portare fino a 3 in battaglia e raccogliere fino a 25, dopodiché per fare posto a quelle nuove sarà necessario scartarne altre. Nel complesso, l'esperienza offerta da Titanfall punta tutto sul bilanciamento e sulla varietà e fa centro. Il giocatore ha sempre di fronte a sé un gran numero di scelte e possibilità di improvvisazione, favorite dall'ottimo level design. Le mappe, infatti, sebbene la qualità non sia sempre costante in tutte e 14, offrono ampie possibilità esplorative e di sperimentazione.
La versione Xbox One da noi testata ha rivelato un lavoro grafico generalmente altalenante. Il lavoro migliore è quello svolto sul polygon count, soprattutto quando si tratta dei titani. Le ambientazioni presentano invece alti e bassi piuttosto evidenti, non solo dal punto di vista della modellazione, ma anche dell'effettistica e della densità poligonale. Abbiamo notato durante gli scontri anche qualche breve calo di frame rate, ma molto sporadico. A fronte di un comparto grafico valido dal punto di vista del design ma tecnicamente non eccezionale, dal punto di vista del gameplay Titanfall mantiene le promesse fatte sin dall'annuncio, rivelandosi uno sparatutto online eccezionalmente profondo, vario e bilanciato. Un gioco quindi che si presta all'improvvisazione e agli esperimenti e soprattutto è in grado di valorizzare l'abilità del giocatore. Peccato per contro per il bersaglio completamente mancato relativamente alla componente narrativa e per un numero di modalità molto contenuto. La totale assenza di una cooperativa e di un numero maggiore di modalità di gioco rema contro la varietà offerta invece dal gameplay. Ripetere modalità e scontri non sarà certo un'attività noiosa, ma vedere un tale potenziale non adeguatamente supportato da un'offerta ludica davvero corposa dispiace e lascia solo alle future espansioni o a eventuali seguiti il compito di colmare questo inaspettato vuoto.